Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di The Reviews, questa volta dal Giappone, e sarà così per i prossimi mesi. Oggi andiamo ad assaggiare questo. Dov'è? Sarutu i Raimu Soda. Ho imparato il katakana, sono bravo. In pratica è una bevanda sale, faccio anche quella immagine, sale e lime, dalla sapienza delle mamme messicane della No Kitchen. Questa, non so leggere questo kanji qua, questi kanji non li so leggere. Comunque andiamo ad aprirla. Soda, quindi frizzante, come si sente. Intanto sono nella lavanderia dell'altro video, quindi i panni sono questi qua. Allora assaggiamola. Sapore rinfrescante, buono. Il lime salta subito alla bocca, ci riempie la bocca il lime, il sale, scusate la digestione, il sale si sente poco. L'ho comprata al combini, tanto la chiudo, comprata al combini qua dietro, in distanza, l'ho pagata 120 yen, 129 credo, o 120 o 129, uno dei due, fate voi il calcolo del cambio attuale. Molto buona, una delle mie bevande preferite al momento. Purtroppo non c'è la bottigliona da 2 litri, altrimenti mi sarei già sfiondato a comprarla e avrei già una panza stile donna incinta, come se già non ce l'avessi. E buono, molto buono. Secondo me Saruto i Raimu Soda approved. Cosa c'ha la D approved? Proprio a prescindere, mai basta. Una volta qui c'avevo la mucca, invece adesso c'ho, vabbè, da me cucina con D e dalla ventola è tutto. Non so quando, dove, soprattutto farò il prossimo video, il prossimo video assaggio, quindi vi saluto, bye bye bye, matacondo, ciao 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 ciao.